Come abbiamo visto nei precedenti video di questa serie, gli anni 80 furono un decennio magico per il fumetto giapponese, con la pubblicazione di alcuni tra i manga che rimarranno più iconici nella storia dell'arte sequenziale nipponica. Alla fine di quel decennio, il Giappone però perde due dei suoi fari. Il 7 gennaio 1989 si spegne Hirohito, l'imperatore dell'epoca Showa, la più lunga della storia del Giappone. Ma non è questa la dipartita che sconvolgerà maggiormente il mondo che ci riguarda più da vicino, quello dei manga. Poco più di un mese dopo, il 9 febbraio, viene a mancare Osamu Tezuka, indiscusso pilastro del fumetto e maestro assoluto per tutti i fan e i mangaka venuti dopo di lui. La sua morte, avvenuta a soli 60 anni, sconvolse il paese, non solo a causa dell'amore che la gente provava per lui, grazie alle centinaia di opere che aveva realizzato in carriera, ma anche perché si diceva che il suo cancro allo stomaco fosse stato aggravato dal troppo lavoro, tanto che si racconta di come il maestro fosse venuto a mancare con il pennino in mano. Riusciranno quindi i mangaka venuti dopo di lui a raccogliere questa pesante eredità? Come dicevo, veniamo da un decennio particolarmente magico per il fumetto giapponese, quello degli anni 80, che ha cambiato profondamente il mercato del manga, grazie a opere veramente molto significative, in particolar modo, se si guarda a quelle più mainstream, Dragon Ball di Akira Toriyama, che finirà la sua corsa sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 1995. L'opera con protagonista l'ormai leggendario Son Goku è stata uno spartiacque ed ora tutti gli autori devono fare i conti con il suo grandissimo successo editoriale. Non sarà sicuramente facile per loro, ma forse proprio questa area di sfida sarà il nettare necessario per far venire fuori lo spirito combattivo dei giovani aspiranti mangaka, che conquisteranno il loro spazio durante gli anni 90. Questo confronto generazionale non sarà combattuto solo nel mondo dei manga per ragazzi. Infatti, se gli anni 80 avevano avuto in Dragon Ball il portabandiera dello shonen manga, c'era un'altra opera che li aveva caratterizzati tantissimo, tanto da essere ritenuta un simbolo del manga nel mondo al pari, se non di più, del manga di Toriyama. Sto naturalmente parlando di Akira di Katsuhiro Otomo, capolavoro assoluto che rivoluzionò il cyberpunk giapponese ed ottenne di diritto un posto tra i migliori seinen manga di sempre, ovvero i fumetti giapponesi per giovani adulti. Akira, però, non fu, tra virgolette, solo questo, dato che aprì anche le porte dell'Occidente al manga. Ma di Akira, Dragon Ball e tutte le altre bellissime opere degli anni 80 vi ho già parlato nei video precedenti di questa serie, che potete recuperare quando volete, mentre oggi si inizia con il decennio successivo. I mangaka degli anni 90 saranno stati in grado di reggere il confronto con i colleghi ormai blasonati e ricoperti di elogi? È quello che vedremo oggi, nella prima parte del documentario sulla storia del manga anni 90. Prima di andare avanti con il video, vi ricordo che il 22 febbraio esce il mio libro, chiamato anche Mio nonno era un otaku, l'incredibile storia dei manga, di cui vi lascio il link per il pre-order qui sotto in descrizione. Oltre a sentire le rivalità, in molti casi gli autori erano anche ovviamente stati ispirati dai colleghi venuti prima di loro. È questo il caso di Kazuhiro Fujita, nato il 24 maggio del 1964 ad Asahikawa, nell'Hokkaido. Egli, infatti, decide di diventare un mangaka influenzato dalle storie più orrorifiche della regina dei manga, Rumiko Takahashi, e debutta proprio su un numero speciale della rivista nella quale la Takahashi era una delle artiste di punta, Weekly Shonen Sunday della Shogakukan, quando, nel 1988, viene selezionato per il 22° premio per esordienti con la storia Renraku Sen Kitan, dopo essersi fatto le ossa come assistente del mangaka Yoshito Asari. Nel 1989 si aggiudica nuovamente un premio,
il secondo Shonen Sunday Comic Grand Prix, che garantiva al vincitore la serializzazione sulla rivista Ammiraglia di Shogakukan. L'opera, grazie alla quale l'autore si aggiudica il premio, è Ushio e Tora, che lo tiene impegnato dal 24 gennaio 1990 al 23 ottobre 1996, ottenendo un grosso successo grazie al suo particolarissimo stile, che mischiava horror d'avventura a momenti più leggeri. L'opera racconta la storia di Ushio, un ragazzino dal cuore puro, sempre disponibile ad aiutare chi gli sta intorno, figlio di un monaco che nasconde un grosso segreto. Mentre il ragazzo sta facendo dei lavori di pulizia, scopre infatti, in un tempietto adiacente alla sua abitazione, che un mostro è sigillato lì da tantissimo tempo, tenuto prigioniero grazie alla leggendaria lancia della bestia. Ushio, come già detto, estremamente puro di cuore, si lascerà impietosire dallo yokai tanto da decidere di liberarlo, scelta che cambierà completamente il corso della sua vita, che da lì in poi diventerà una girandola di emozioni negative ma anche positive, che arriveranno dal viaggio che il ragazzo intraprenderà per scoprire la verità sulla scomparsa di sua madre, oltre che per sconfiggere il mostro leggendario chiamato Maschera Bianca. L'opera ebbe un buonissimo successo in patria, tanto che durò ben 6 anni e fu trasposta prima in una serie di OAV e poi in una serie animata per la TV in anni più recenti, oltre ad aggiudicarsi 2 importantissimi premi, lo Shogakukan Manga Award nella categoria Shonen nel 1992 ed il Seiyun Award nel 1997. Grazie ad Ushio e Tora, Fujita traccia un proprio personalissimo stile, legato all'uso nelle sue opere di figure mitologiche come gli yokai e le loro varie derivazioni, quasi sempre contrapposte a giovani volenterosi e dall'animo puro. Non solo quello narrativo, perché anche lo stile di disegno dell'autore si contraddistingue sin da subito per la propria personalità e carattere, sporco, veloce e quasi schizofrenico, ma senza che questo crei troppa confusione anche nelle scene più concitate. Fujita, inoltre, riesce a mio avviso ad avvicinare di molto 2 tipologie di pubblico, quella di riferimento, ovvero i ragazzi a cui si rivolge lo shonen manga, e anche i lettori più maturi, che nelle opere dell'autore troveranno scene crude e spesso brutali, seppur quasi sempre condite dai buoni sentimenti che contraddistinguono il manga per adolescenti. Fujita, subito dopo la fine di Ushio e Tora, si mette all'opera su una nuova serie chiamata Karakuri Circus. Esteticamente molto simile all'opera precedente, in questo nuovo lavoro l'autore sostituisce gli yokai con delle spaventose marionette umanoidi, usate dagli umani sia per scopi benefici, ad esempio come attrazioni nei circhi per far compagnia ai bambini, che per scopi molto meno nobili, come conquistare potere e ricchezze in modi impropri. Ancora una volta, l'opera di Fujita è un successo, oltre che per una trama solida, originale e ben orchestrata, soprattutto grazie ai personaggi. Masaru è un bambino apparentemente molto fragile, che si ritrova invischiato in qualcosa di estremamente pericoloso, che però riuscirà a farsi valere e buttare il cuore oltre l'ostacolo ogni volta che la situazione lo richiederà. Narumi è un uomo molto forte e coraggioso, ma affetto da una malattia che lo costringe a far ridere le persone, pena sofferenze indicibili, che si affezionerà tantissimo a Masaru e si dimostrerà pronto a dare la vita per lui. Shirogane, inizialmente di una freddezza glaciale, piano piano calerà la sua maschera di difesa e ci mostrerà dei caldi sentimenti umani, e così via per tutti gli altri protagonisti e comprimari. Karakuri Circus riceverà un successo meno immediato di Ushio e Tora, ma duraturo nel tempo, vendendo durante gli anni 15 milioni di copie, tanto che verrà adattato in un gradevole anime molti anni dopo, nel 2018. Negli anni successivi, Fujita si dedicherà anche ad opere più brevi, per la maggior parte sempre dedicate al lato oscuro, come il volume unico Lo sguardo sinistro della luna o la miniserie The Black Museum, riuscendo comunque a proporre anche una nuova serie lunga, in 29 volumi pubblicati dal 2008 al 2014, chiamata Moonlight Act,
dedicata ai personaggi delle fiabe che si trasformano in mostri. Al momento l'autore è impegnato nella scrittura di Sobutei Kowasubeshi, che dal 2016 ad oggi ha raggiunto i 25 volumetti. Un mangaka il cui debutto ha delle similitudini con quello di Fujita è Ryoji Minagawa, nato a Tokyo il 5 luglio 1964. Fra gli artisti che più influenzano il suo percorso troviamo infatti Katsuhiro Otomo e, proprio come quanto successo per Fujita, Rumiko Takahashi. Per quest'ultima in particolare, Minagawa aveva una vera e propria adorazione, tanto che all'inizio della sua carriera non faceva altro che copiare i disegni della regina del manga e indicare la sensei come la persona più influente nel suo percorso di mangaka. Oltre a questo, Fujita e Minagawa debuttarono praticamente in contemporanea. Durante gli anni del liceo, Minagawa fa la conoscenza di Masaomi Kanzaki, che lo inizia al mondo del manga e per il quale farà poi anche da assistente. Debutta nel 1988 con Heaven, opera selezionata per il 22esimo Shogakukan Newcomer Comic Awards e pubblicata poi su Shonen Sunday. La prima serie lunga a cui presta i suoi disegni, su sceneggiatura di Hiroshi Takashige, è Spriggan, serializzato dal 1989 al 1996 sulle pagine del Sunday. L'opera è un racconto fantascientifico e fantapolitico avente per protagonista un gruppo di combattenti d'élite chiamati proprio Spriggan, che fanno capo ad una multinazionale giapponese che si occupa di ricercare dei particolari reperti. Attraverso la crescita del protagonista dell'opera, Yu Ominae, un ragazzo con delle incredibili doti combattive, vedremo trattati temi anche molto seri, quali la religione, il rapporto tra gli uomini ed il rapporto tra loro e la tecnologia. Sempre su storia di Takashige, disegnerà nel 1996 il volume unico Kyo. È dall'anno successivo, il 1997, che pubblica, ancora su Shonen Sunday, insieme allo sceneggiatore Kyoichi Nanatsuki, la sua opera più famosa, Harms, che verrà poi raccolta in ben 22 volumetti. L'opera, terminata nel 2002, trae liberissima ispirazione dalle opere di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio di Lewis Carroll, e racconta la storia di un gruppo di ragazzi di cui fa parte il protagonista Ryo Takatsuki. I giovani vivono tranquillamente la loro vita scolastica sino a quando nella loro scuola faranno la loro comparsa dei nuovi arrivati, che si scopriranno ben presto essere dei veri e propri nemici dei giovani protagonisti, decisi a combatterli perché, come scopriremo, possessori di alcuni straordinari poteri. Questi poteri furono creati dalla Eigrigori, l'organizzazione che adesso vuole fare fuori tutti coloro che ne sono possessori, che si ritroveranno quindi costretti ad abbandonare la loro vita tranquilla per combattere questo improvviso nemico. Il manga vinse lo Shogakukan Manga Award per la categoria Shonen nel 1999. Sia Spriggan che Arms ricevettero un ottimo successo ed ebbero degli adattamenti animati, e l'autore, durante gli anni, iniziò anche a pubblicare diverse serie come autore completo, come D-Live nel 2002 o gli ottimi Adamas e Peacemaker nel 2007. Un altro mangaka che fece sognare i ragazzi degli anni 90 è Toru Fujisawa, nato nell'Hokkaido il 21 giugno 1967. Disegna fin da piccolo ed inizialmente vorrebbe entrare nel mondo dell'animazione, ma pensa che il fumetto possa dargli più libertà creativa e quindi si focalizza su di esso. All'età di 17 anni si trasferisce a Tokyo e dopo un po' si avvicina al mondo dei mangaka professionisti, facendo da assistente al sensei Tatsuya Egawa, autore di Golden Boy, ed inizialmente sviluppa uno stile molto simile al suo maestro, caratterizzato da una forte carica erotica. Infatti, prima del debutto ufficiale, Fujisawa crea svariate doujinshi erotiche sotto lo pseudonimo Mari Aizawa. L'autore non è influenzato solo da Egawa, ama molto Akira di Katsuhiro Otomo ed è soprattutto un grande fan del manga Initial D di Shuichi Shigeno, di cui torneremo a parlare. Ed è proprio a quest'ultima opera che dobbiamo molto per la creazione di Shonajunai Gumi,
prima serie lunga di Fujisawa, dopo la pubblicazione delle due storie brevi che lo hanno fatto conoscere agli editori giapponesi, ovvero Love You, pubblicata nel 1989 su Magazine Fresh, e Adesugata Junjo Boy, pubblicata lo stesso anno su Weekly Shonen Magazine. È sulla stessa rivista bandiera della Kodansha che fa il suo debutto ufficiale nel 1990 Shonen Junai Gumi, la storia di due giovani e scapestrati ragazzi giapponesi, la cui crescita accompagnerà l'intera carriera dell'autore. I due sono Eikichi Onizuka e Ryuji Danma, amici per la pelle che hanno come principale ambizione quella di perdere la verginità. Inizialmente, infatti, l'opera è una semplice commedia condita da gag e scazzottate, ma ben presto si svilupperà in qualcosa di più profondo e grazie alle scorribande di Onizuka e Danma, soprannominati Onibaku, seguiremo la loro crescita personale tra delusioni amorose, lavorative, grandi amicizie e grandi rivalità. Soprattutto verrà spesso fuori il tema della mascolinità, vessillo dei due, almeno in apparenza, dato che si dimostreranno in più occasioni molto sensibili ai problemi di amici e conoscenti. Particolarità di quest'opera è che possiamo intendere un luogo quasi come fosse un protagonista. Le vicende si svolgono infatti quasi interamente sul lungomare di Shonan, sull'isola di Enoshima. Subito dopo la fine di Shonan Junai Gumi, l'autore realizza un volume unico chiamato Bad Company, dove narrerà le origini dell'amicizia tra i due protagonisti, per poi iniziare nel 1997 la serie che lo consacrerà al successo internazionale, Great Teacher Onizuka, nome spesso abbreviato in GTO. Nei 25 volumi di GTO, l'autore si concentrerà maggiormente sulla vita da adulto, più o meno maturo, di Onizuka, che è riuscito nel frattempo a diventare un insegnante, anche se inizialmente sembra che i suoi scopi siano tutt'altro che nobili. L'enorme successo dell'opera porta ad un adattamento anime, un film ed una serie live action. Attraverso la carriera di Onizuka come insegnante di scuola media, l'autore trasmetterà una serie di messaggi positivi rivolti ai ragazzi giapponesi, sovente riguardanti anche tematiche importanti e mature, quali la prostituzione giovanile, il teppismo e la violenza nelle scuole, tematiche sempre attuali in Giappone, ma che i media tradizionali faticano ad affrontare, soprattutto rivolgendosi ai più giovani, coloro che più ne avrebbero bisogno. Non mancheranno però, naturalmente, anche i momenti comici, che saranno tanti ed estremamente divertenti, che riguarderanno principalmente Onizuka, un vero e proprio tornado di emozioni, sentimenti contrastanti ed ormoni, perché sì, è ancora vergine. Dopo la fine di GTO, nel 2002, Fujisawa scriverà diverse storie brevi, come Rosie Prose, Reverend D o Tocco, alternandole a vari spin-off riguardanti il suo maggior successo, quali GTO Shonan 14 Days, GTR, Shonan 7 e GTO Paradise Lost. In GTO vediamo come venga fuori un elemento rappresentato in modo sottile ma costante. Infatti, se nel decennio degli anni 80 i manga per ragazzi furono caratterizzati da un grande spirito combattivo e di forte senso della giustizia, come nel già citatissimo Dragon Ball, negli anni 90 vediamo come spesso l'elemento scatenante delle azioni dei protagonisti sia una piccola, o non tanto piccola in certi casi, libido. Se infatti in opere come Dragon Ball era già presente un elemento erotico, ma usato quasi esclusivamente come pretesto per dei siparietti comici, adesso vediamo come l'eros sia quasi un carburante per i nostri protagonisti. Difatti, perdere la verginità è l'obiettivo primario di Onizuka e Danma, protagonisti di Shonan Junai Gumi, così come l'attrazione verso una ragazza è il motivo che spinge Hanamichi Sakuragi, protagonista di Slam Dunk, ad entrare nella squadra di basket del suo liceo. Proprio Slam Dunk viene ricordato come il più importante manga sportivo per ragazzi degli anni 90, non solo per l'impatto avuto nell'industria del fumetto giapponese ed occidentale, ma anche in quanto molla che spinse tantissimi ragazzi nipponici verso uno sport allora semi sconosciuto in patria. L'autore di quest'opera è Takehiko Inoue,
all'anagrafe Takehiko Narihai, nato ad Okuchi, prefettura di Kagoshima, il 12 gennaio 1967. Sin da bambino, Takehiko ha due grandi passioni, lo sport ed i fumetti. Dalle elementari alle medie partecipa alle attività del club di Kendo, per poi passare al club di basket, nel quale diventerà capitano una volta arrivato al liceo. Allo stesso tempo ama tantissimo leggere i manga. Il suo preferito da bambino è Dokaben, classico dello Spokon firmato dal compianto Shinji Mizushima, mentre crescendo inizia ad amare in particolare le opere dei maestri Ryoichi Ikegami e Makoto Kobayashi. Durante il terzo anno delle superiori frequenta un corso estivo in una scuola preparatoria per poter frequentare un'università ad indirizzo artistico, ma purtroppo deve cambiare percorso perché questo sarebbe stato troppo costoso per lui, finendo quindi a studiare in una università vicina a casa sua. All'età di 20 anni una sua opera breve viene pubblicata su Weekly Shonen Jump e qui viene notata dall'editor Taizo Nakamura. Questa attenzione verso il suo lavoro fa prendere al giovane Inoue la decisione di lasciare il college per trasferirsi a Tokyo, dove inizierà a lavorare come assistente di un mangaka che all'epoca stava scrivendo la sua opera più significativa, Tsukasa Ojo. Inoue passa quasi un anno lavorando come assistente sul manga City Hunter, periodo durante il quale assorbe tutti i fondamentali del manga, e subito dopo pubblica il suo debutto ufficiale con l'opera breve Kaede Purple, che viene selezionata per il 35esimo premio Tezuka. Se siete stati attenti, avrete notato un nome familiare nel titolo di quest'opera, e sì, il protagonista di questo manga breve è proprio il prototipo di uno dei personaggi che entreranno nella scuderia del manga che darà ad Inoue il successo mondiale. Se infatti nel 1989 l'autore inizia la sua prima serializzazione con il trascurabile Chameleon Jail, nel 1990 inizia a pubblicare il manga che cambierà completamente la sua vita, Slam Dunk. L'opera, serializzata su Jump dal 90 al 96 e poi raccolta in 31 volumetti, racconta la storia dell'adolescenza di tantissimi ragazzi giapponesi che potranno rivedersi in Sakuragi, Rukawa, Mitsui, Miyagi e Akagi, i protagonisti principali, ma anche in tutti i loro antagonisti. La storia nasce nel più banale dei modi. Hanamichi Sakuragi è un ragazzo molto frivolo, che pensa fondamentalmente solo ad attaccar briga con gli altri per qualsiasi sciocchezza, tanto che spesso va alle mani per un'inezia anche con i suoi amici più stretti. Le cose per lui cambiano quando si iscrive al primo anno della scuola superiore Shohoku. Qui farà la conoscenza di Haruko Akagi, ragazza per la quale perderà subito la testa, grazie al più classico dei colpi di fulmine. C'è un problema però. Haruko è la sorella di Takenori, il capitano della squadra di basket della scuola. E Hanamichi odia profondamente questo sport, da quando fu scaricato da una ragazza che era perdutamente innamorata di un cestista. Cosa prevarrà quindi? L'infatuazione di Hanamichi per Haruko o il suo viscerale odio per il basket? L'opera di Inoue può inizialmente sembrare quasi come se fosse solamente una versione migliorata di Dash Kappei del maestro Noboru Rokuda, essendo che ripete alcuni dei pattern già visti in quell'opera. Però, nonostante le gag comiche non smetteranno quasi mai di essere presenti nell'opera, nonostante andranno via via scemando, pian piano vedremo una maturità sempre più presente, sia nella crescita dei vari personaggi, cosa su cui l'autore punta molto, sia nei toni generali dell'opera. Nonostante lo sport sia ben presente in ogni momento, e anzi la sua presenza vada ad intensificarsi con il passare dei capitoli, non è quello il focus principale dell'opera a mio avviso. Come accennavo poc'anzi, Slam Dunk ci mostrerà una progressiva crescita dei ragazzi protagonisti, senza che nessuno di loro rimanga indietro rispetto agli altri. Il protagonista principale sarà quello di cui noteremo maggiormente i cambiamenti, ma oltre a lui vedremo altre storie di vera e propria redenzione, come il percorso di Mitsui, uno dei personaggi scritti meglio all'interno dell'opera. Anche Rukawa, inizialmente presentato come il belloccio della situazione,
acclamato da tutte le ragazze e odiato dai ragazzi gelosi della sua fama con l'altro sesso, pian piano maturerà e passerà dall'essere un giocatore che pensa solo a se stesso ad uno che gioca per il bene della squadra. Con Slam Dunk, Inoue non fece crescere solo i suoi protagonisti. Furono tantissimi infatti i ragazzi giapponesi che, grazie a questa lettura, si appassionarono alla pallacanestro. Questo sport ebbe un incredibile successo mondiale durante gli anni 90, soprattutto grazie alla leggendaria squadra dei Chicago Bulls. Proprio a loro e a molti altri giocatori delle NBA si ispirò Inoue per personaggi e pose all'interno di quest'opera. Finita la serializzazione di Slam Dunk, Inoue non si siede certo sugli allori. Mentre l'opera era ancora in corso, l'autore aveva pubblicato i one-shot Babyface nel 1992 ed Hang Time nel 1993. Tra il 1996 ed il 1998 si dimostra un precursore, realizzando una serie per il web chiamata Buzzer Beater. Protagonista è ancora una volta il basket, che qui vediamo però servito in una salsa decisamente più stravagante, tra alieni ed ex lottatori di sumo. È del 1998 anche il One Shot Piercing. Nel corso dello stesso anno, Inoue inizia la serializzazione di quella che verrà riconosciuta come una delle sue opere migliori e che gli varrà l'approvazione di un'infinità di lettori e di critici sparsi per il globo, ovvero Vagabond. Liberamente ispirata al romanzo Musashi di Eiji Yoshikawa, l'opera racconta le gesta del samurai più famoso della storia nipponica, Musashi Miyamoto, partendo dalla sua giovinezza per arrivare alle gesta conosciute da tutti gli appassionati di storia e letteratura giapponese, con uno stile pittorico sempre più ricercato che va via via a sostituire del tutto i classici pennini per passare ai pennelli. L'amore per il basket da parte di questo autore è però veramente immenso e lo notiamo dal fatto che nel 99, dopo appena un anno dall'inizio di Vagabond, si mette al lavoro in contemporanea ad una nuova serie chiamata Real, questa volta dedicata al basket per disabili. L'opera, una sorta di evoluzione molto più matura di Slam Dunk, racconta l'estrema difficoltà di alcuni giovani giapponesi nell'affermarsi all'interno di un mondo ancora più difficile rispetto al normale agonismo, quello dello sport per disabili. Varie sono le storie che si intrecciano in Real, da chi perde l'uso degli arti inferiori a causa di un incidente e deve ripensare completamente la sua vita, passando per chi l'uso delle gambe non lo ha mai avuto e che quindi conosce solo questo modo di vivere. Uno sguardo lucido su un mondo troppo spesso ignorato che l'autore riesce a portare su carta alla perfezione e fortunatamente senza usare nessuna metodologia strappalacrime o eccessivamente melenza che, giustamente, infastidirebbe i diretti interessati del mondo di questo sport. La bravura di Inoue nel tratteggiare le vite dei protagonisti di Real gli è valsa non solo prestigiosi premi, ma anche quello che è forse il riconoscimento più importante che potesse arrivare. Infatti, Kazuyuki Kiyoya, un giocatore di basket in carrozzina, disse a proposito di Real: "Il manga richiede la comprensione delle persone non solo nel basket in carrozzina, ma anche con varie altre disabilità. Sono impressionato dal fatto che le scene in cui Takahashi si sottopone alla riabilitazione siano espresse in modo elaborato." Il mangaka, infatti, non cade nel tranello nel quale cadono molti altri autori di storie riguardanti questo mondo, che tendono sempre a dipingere i protagonisti come povere anime innocenti in tutto e per tutto. Inoue crea invece dei personaggi sanguigni ed altamente realistici che piangono e si disperano per la loro condizione, ma al contempo si incazzano e tirano fuori le palle, come tutti gli altri, nei momenti più bui. Nessuno di loro è moralmente perfetto e spesso si trovano anche nella condizione di dover ricevere degli schiaffi morali che li riportino sulla retta via. Come dicevo, Real non solo è stato elogiato, ma ha vinto anche premi come l'Excellence Award per i manga al 5° Japan Media Arts Festival nel 2021. La motivazione del premio, espressa dai giudici, è stata: Takehiko Inoue è famoso per Slam Dunk, un fumetto seriale sul tema del basket.
Real è un altro fumetto sportivo, la cui storia ruota attorno al tema del romanzo dei ragazzi maturi e del basket in carrozzina. Tutti i membri della commissione giudicatrice non vedevano l'ora di leggere i prossimi capitoli e si sono dovuti accontentare di assegnare a Real l'Excellence Award. Non sarebbe stata una sorpresa se Inoue avesse seguito il suo successo con Vagabond, vincendo il Gran Premio per il secondo anno di fila con questo fantastico manga. Unica pecca, tra enormi virgolette, dato che non ha niente a che vedere con la qualità delle opere, è che Real vada molto a rilento, a causa dei non meglio specificati problemi di salute dell'autore, tanto che tra il 14° ed il 15° volume della serie sono passati ben 6 anni. Se credete che la situazione di Real sia critica, pensate a Vagabond, del quale non esce più un capitolo dal maggio 2015, facendola ritenere da molti lettori ormai interrotta. Come dicevo prima, una delle maggiori influenze per Toru Fujisawa fu Initial D, manga creato nel 1995 da Shuichi Shigeno. Nato l'8 marzo del 1958 nella provincia di Niigata, Shigeno è un grande appassionato di automobili e motociclette, e proprio su questa passione baserà la sua carriera di mangaka. Iniziata nel 1983 con Bari Bari Legend, opera serializzata su Shonen Magazine e poi raccolta in 38 volumi, che ci racconta le avventure di quattro liceali tra vita scolastica e gare motociclistiche illegali. Il manga vinse il Kodansha Manga Award nell'85 e dopo qualche altra serializzazione l'autore partorirà l'opera che lo porterà ad avere un ottimo successo, ovvero Initial D. Come per Bari Bari Legend, troviamo anche qui un ambiente che si divide tra licei e strade. L'opera segue la vita di Takumi Fujiwara e dei suoi amici, grandi appassionati di corse che si ritrovano a gareggiare illegalmente sulle strade del Monte Akina, nella prefettura di Gunma. Durante la lunghissima serializzazione, ben 48 volumi in totale, seguiremo la crescita del protagonista che imparerà a guidare sempre meglio, grazie alle consegne commissionatogli dal padre, proprietario di un negozio di tofu, fino a diventare un vero e proprio pilota eccezionale. L'autore continuerà ad esprimere la sua profonda passione per le due e le quattro ruote anche dopo il successo del Longevo Initial D. Infatti, dopo aver dato alle stampe una miniserie in 6 volumi chiamata Sailor Ace su una ragazza appassionata di baseball, si metterà all'opera sul manga che lo accompagna ancora oggi, MF Ghost. L'opera, della quale sono usciti sinora 13 volumi, racconta di un pilota giapponese chiamato Kanata Livington, che ritorna in patria dopo essersi diplomato con il massimo dei voti in una scuola di automobilismo in Inghilterra. Il successo di Initial D fu tale che in Giappone vennero prodotte ben 8 serie animate, di cui l'ultima realizzata nel 2012. E anche per questa volta abbiamo finito. Gli anni 90 sono stati una grandissima fucina di autori, quindi immagino che vedrete almeno un altro video, se non di più, dedicati a questo decennio. Come al solito, fatemi sapere con un commento come vi è sembrato e se vi fosse piaciuto, ricordatevi di lasciare un like e condividerlo. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!